surreale, e ai tempi vi posso assicurare che non c'era niente di questo genere che girava su MTV, e appena lo vedevi la prima volta ti rimaneva assolutamente impresso. Il disegnatore... Cosa? Si fa anche un po' impressione, adesso che c'è anche il Parlamento europeo. Sì, no, no, infatti. Potremmo adattarlo in tempi di Brexit, 20 anni dopo... Era un anticipo sui tempi, non solo dal punto di vista della musica, ma anche dai video, come possiamo vedere. Il disegnatore che l'ha realizzato è un disegnatore svedese che si chiama Magnus Carlson, e fu così che molti ebbero l'introduzione ai Radiohead di OK Computer, con il singolo Paranoid Android, con questo video. Una cosa interessante che non abbiamo detto fino ad ora sono un po' la campagna di marketing abbastanza particolare che ebbe OK Computer da parte della casa discografica, che anticipa un po' le campagne virali che sono state fatte poi negli anni 2000, quindi anche da questo punto di vista eravamo in anticipo sui tempi. Questo poster che vedete adesso, 97-2017, che è la versione aggiornata del testo di Peter Happier, che è un brano appunto che non riusciremo a ascoltare stasera, ma di cui parleremo più avanti, è la versione aggiornata della campagna che venne fatta nel 97, perché apparvero improvvisamente in giro per le città di tutto il mondo dei poster con queste frasi abbastanza inquietanti, tratte dal testo di Peter Happier, quindi di questo mondo disumanizzato, con questa presenza di una macchina, di un computer che ti parla e ti dice quello che devi fare, e questa fu sicuramente una cosa abbastanza all'avanguardia. Ancora più all'avanguardia è quello che fece la casa discografica Capitol, la casa discografica americana, che spedì a 100 giornalisti americani dei Walkman. Invece di spedire il disco, spedirono dei Walkman con dentro la cassetta di OK Computer incollata dentro, in maniera che non si poteva aprire il lettore. Quindi, come a dire, un messaggio abbastanza chiaro: questo è un album da ascoltare dall'inizio alla fine, e non ascoltarlo solo una volta, ascoltatelo 2, 3, 4 volte di seguito, tutto intero. Che è una cosa che mi fa sorridere, anche perché la mia esperienza personale, avevo 16 anni quando è uscito OK Computer, io mi ricordo quando me l'hanno passato, penso che per un mese buono non abbia ascoltato praticamente null'altro che quello, e proprio con il Walkman, con la cassettina, come si ascoltava ai tempi. Quindi mi ha fatto sorridere questo dettaglio. Finendo il discorso su Paranoid Android, Paranoid Android si chiama così per un motivo ben preciso, che è un riferimento a La guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, un libro di fantascienza molto amato, molto fantascienza però abbastanza umoristica, molto amato, e c'è un personaggio che si chiama Marvin, che viene definito appunto l'androide paranoico, quindi questo è il riferimento. La guida galattica degli autostoppisti ritornerà anche nel titolo dell'album OK Computer, perché OK Computer, ci sono due teorie su che cosa si riferisca a questo titolo. Da un lato, appunto, in un pezzo del libro di Douglas Adams, a un certo punto viene chiesto: OK Computer, voglio il controllo manuale, in un momento in cui l'umanità è praticamente sull'orlo di un'estinzione quasi completa. Dall'altro lato, un omaggio al Macintosh della Apple, perché nella versione ai tempi che aveva il comando vocale si poteva dire OK Computer invece di cliccare il tasto OK, quindi era un riferimento, poteva sembrare il massimo della tecnologia ai tempi, un titolo di questo genere. Siamo a Metallio Forum, voglio un attimo controllare Michele, sì. Come va? Ok, io ho fatto un paio di disegni, e questo è una scena corale con l'aeroplanino, un modellino di aeroplanino. Quindi Radiohead con il modello di aeroplanino, esatto. Fortunatamente non si schianta qui, quindi... Ottimista, direi, questa, esatto. È una scelta. E poi ne ho fatto uno un po' più incentrato sulla questione del non sapere come etichettarli da parte della stampa, per cui da una parte Britpop, dall'altra grunge, e nell'uno nell'altro in mezzo, che dice io non sono niente di tutto ciò. Ok, molto carini. Due addirittura ne hai già fatti, Metà Audio Forum, ne riusciamo, sì, a fare anche altro. Proviamo. Vediamo se c'è un'ispirazione. Vi ricordo rapidamente, se questi disegni alla fine dell'audio forum li regaliamo a voi del pubblico, basta che ci lasciate il vostro indirizzo email lì davanti. Anzi, se qualcuno vuole lasciarlo e non ci arriva, prego quelli davanti magari di passare il foglio dietro, se qualcuno vuole. Faremo un'estrazione alla fine dell'audio forum per questa sperimentazione. È la prima volta che facciamo audio forum disegnato. Fa un po' i programmi di Santoro, i presenti, sì, esatto, con Bauro, esatto. Va bene, andiamo avanti, che abbiamo ancora qualche altro brano da ascoltare. Ti vedi bene? Sì, no, perché la prima fila praticamente appiccicata. No? Sì. Guardano, cioè, hanno anteprima. C'è il calore umano. Il calore umano. Qui c'è quella, una cosa che non manca qui nell'Imerico, è sempre il calore umano. Date le dimensioni. Calore in generale.
Andiamo avanti, allora il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è il secondo singolo estratto da Ok Computer, forse anche la canzone più famosa, la più convenzionale da un certo punto di vista come singolo, Karma Police, che esce nell'estate del 1997. È un brano, una ballata, accompagnata dal pianoforte, una delle pochissime canzoni di questo disco che penso si possa suonare tranquillamente con una chitarra acustica in versione semplice. Ce la ricordiamo soprattutto per il video ufficiale che andremo a vedere, diretto da Jonathan Glazer, un grandissimo regista di videoclip, autore di molti altri capolavori. Riuscite ad aprire la parte sopra della finestra? No? Poi c'è troppo rumore. Cioè, se volete lo facciamo, però si rischia di non sentire niente. Il video di Karma Police che adesso andiamo a vedere e ascoltiamo la canzone è quello che si potrebbe definire un incubo messo in immagini. Non so se avete presente il classico incubo che facciamo, abbiamo fatto tutti nella vita, di essere inseguiti da qualcuno, da qualcosa. In questo caso quello che insegue è una macchina. Noi vediamo tutto dal punto di vista all'interno della macchina, nella quale scopriamo poi c'è Tom York seduto nei sedili di dietro, che insegue in mezzo alla notte, in mezzo al nulla, in un'immagine che ricorda un po' il film di David Lynch, Strade Perdute, non so se avete presente i titoli di testa, con questa macchina che corre nel buio, si vede solo la striscia divisoria della strada. Scopriamo che questa macchina, che sembra andare nella campagna, nell'oscurità più assoluta, insegue un uomo che viene appunto cacciato da questa macchina, tendiamo a empatizzare nei confronti dell'uomo e fino alla svolta finale, che non vi anticipo perché magari qualcuno non l'ha mai visto nonostante sia famosissimo. Andiamo ad ascoltarci Karma Police.